한 머머리 여성과 그녀 앞에서 심각하게 의논 중인 두 명의 남자. 잠시 후 그녀 앞에 몇 개의 사진들이 전송됩니다. 그리고 그녀는 현재 비몽사몽인 상태. Signora Greco, riesci ad aprire gli occhi? 이 잠에서 덜 깬 여인의 정체는 Mi compagni tu al giornale oggi. 한때 언론인이었던 안나 그레코라는 여성. 그녀는 현재 Anna mi sente. 저지른 범죄에 대한 심리 상담을 받고 있는 상태였습니다. Sono in carcere. Esatto. Anna Greco, lei è stata condannata a 9 anni di sono detentivo. Ha diritto ad un risveglio periodico trimestrale, salvo diversa disposizione del personale sanitario. Si ricorda perché è qui? Stavo raccogliendo informazioni. Un'inchiesta. Quella sera era a cena con degli amici. Si ricorda? Poi però ha cominciato a piovere. E quando è stato il momento di tornare a casa, lei si è messa alla guida della sua auto. L'asfalto era bagnato e aveva bevuto qualche bicchiere. C'erano due ragazze. Sono buttate in mezzo alla strada. Io non volevo. Così, 자신이 저지른 범죄를 복기하며 고통스러운 몸부림과 함께 다시 잠드는 안나. 대체 무슨 일들이 벌어지고 있는 걸까요? 가까운 미래, 이탈리아는 넘쳐나는 범죄자들로 인해 골머리를 앓고 있었고, 이에 코스타 장관은 특단의 대책으로 히프노스라 불리는 시스템을 도입해 범죄자들을 통제하기로 결정합니다. 히프노스란 기존의 범죄자들을 교도소에 수감하는 방식이 아닌 그들을 수감 기간 동안 무한 수면 상태에 빠뜨리는 방식. 비용 절감 및 교도소 내 폭력성을 차단할 수 있어서 물리적으로나 비용적으로나 그야말로 획기적인 교화 방식이었죠. 단, 프로그램의 안정성을 위해서 주기적으로 죄수들의 상태를 체크해야 했습니다. Si calmi, è tutto a posto. Sono la dottoressa Levi, ricorda? 그 시간은 죄수들이 유일하게 깨어날 수 있는 시간이기도 했죠. 한 가지 특징이 있다면 Che cazzo di situazione? 깨어난 죄수들은 자는 동안 꾸었던 꿈들과 Non so quando ti arriverà questo messaggio. 현실을 혼동하곤 했는데 Un anno intero senza la mamma. 그래서인지 자신이 지은 죄를 기억하지 못하거나 Perché tu l'hai ucciso? 부정하는 것이 답안사였죠. Io non ho fatto nulla, lei mi deve credere. Signor Jamal, io sono qui per valutare le sue condizioni cliniche, non il suo caso. Questa è una tortura, cazzo. 한편 이 훌륭해 보이는 프로그램도 킹콘 단체의 반발을 피할 수 없었습니다. 그리고 오늘의 주인공이자 심리학자인 다비드는 출근길에 이들과 종종 부딪히곤 했죠. 에 uno di quelli che si divertono a torturare i detenuti. Veramente io faccio il possibile per aiutarli, che lei ci creda o no. Allora perché non ci dice cosa succede esattamente in questi posti? Cosa volete che succeda? I detenuti dormono, tutto qua. Queste sono le cazzate che ci racconta il ministro Costa tutti i giorni. Noi vogliamo la verità. 이렇듯 고단한 업무 환경에서도 그가 버틸 수 있었던 건 회사 몰래 자신의 방에 숨겨둔 연인 비올라의 존재 덕분이었습니다. Ti piace? 5년 전 스스로 세상을 등진 아내 때문에 메말라 있던 다비드에게 비올라는 마치 단비처럼 그에게 스며든 여성이었죠. Mamma, mamma, ci sono i pesci. Piccolo, ti sei perso? Aspetta. Aspetta che cerchiamo la tua mamma. Vieni. Vieni con me. Vieni con me. Vieni. 그렇게 일과 사랑 모두 열심히 던 그에게 어느 날 한 남자가 찾아오게 됩니다. In realtà noi ci siamo già conosciuti. Ma sicuramente lei non si ricorderà. Immagino che non sia venuto qua per ricordare il passato, no? Anzi, a giudicare dai suoi bagagli,
Si sta per unire a noi. Kynen 바로. Il dottor Rinaldi è quello che prenderà il tuo posto, David. 다비드의 후임자, 리날디 박사. 그건 오랜 기간 죄수들의 상담을 진행해왔던 다비드의 정신 건강을 염려한 회사의 배려 아닌 배려였죠. Onestamente non me lo aspettavo. Mi sembra d'aver dato l'anima qui dentro. È proprio per questo che mi sento in dovere di preservarla. Lei ha lavorato qui dentro più di chiunque altro e nessuno dovrebbe essere esposto a tanto dolore così a lungo. So quanto è stata dura dopo la morte di sua moglie. Cosa c'entra questo adesso? Ti sei preso il tuo tempo e adesso è giunto il momento di voltare pagina. 납득하긴 어려웠지만 이내 결정을 받아들이고 리날디에게 자리를 넘겨주기로 결정한 다비드. Li scelgono loro prima di ripersonno. Sono il loro filo conduttore nel corso degli anni. Li aiutano a ricordarsi chi sono. Li rassicurano. Anche se ti capiterà spesso di vederli nel panico. Ma in quel caso il sistema abbassa automaticamente la frequenza delle onde cerebrali. 그러던 어느 날, 이곳에 평소와는 다른 사건이 발생하게 되는데 죄수 넘버 517번이 스스로 각성에 깨어난 것이었죠. Che succede? Perché non è rasato? È un risveglio d'emergenza. Non era in programma. 더군다나 그의 신원과 범죄 기록들은 모두 삭제된 상태. Cosa hai combinato? Io non ho fatto niente. La scheda che si è aperta così. 게다가 517번은 방금 깨어났다는 게 믿기지 않을 정도로 정신이 또렷해 보였습니다. Come si chiama? Il boia che chiede al condannato di reggergli l'ascia. 이에 다비드는 Non vuole collaborare? 규칙까지 어겨가며 Allora la riaddormento subito. 다시 재우려 하지만 E il test? 리날디가 그를 막아섰죠. Non c'è bisogno del test. È evidente che è detenuta in buone condizioni. Ma David. 더 놀라웠던 사실은 Rifletti, David. Non faremo serventate. 517번이 Vuoi mandare tutto all'aria proprio adesso che te ne stai per andare? 다비드에 대해 낱낱이 알고 있다는 사실. Io non le ho detto niente, giuro. Non ce n'è stato bisogno, certe cose le leggi in faccia alle persone. 한시라도 빨리 그의 신원을 확인해야겠다 생각한 다비드는 곧장 지하로 내려가 517번의 물품 보관함을 뒤져보려 하는데 무슨 일인지 도통 열리지 않는 보관함. 그때 히프노스에 문제가 생겼음을 알리는 경고음까지 울리며 다비드를 더욱더 혼란스럽게 만들었습니다. 엎친 데 덮친 격으로 경보음이 울렸다는 이유로 리날디는 517번을 혼자 두고 지하로 내려와 버리는 폐급 상황 판단을 하고 맙니다. Che cosa c'è qua? L'hai lasciato solo. David, i parametri sono critici. Dici che sta bene. 정황으로 볼 때 이 빌어먹을 자식은 Perché non me lo dici tu? 517번과 한패가 분명해 보였죠. Il piano cosa prevede adesso? Quale piano? Che state combinando qui? Dobbiamo farlo arrestare. Cosa? L'avaria fa parte del suo piano. Quale piano? Un piano di evasione. Lui e il 517 sono complici. In questo momento il 517 starà già scappando. Perché non parliamo invece di te, David? Voleva rimettere a dormire detenuto senza sapere nemmeno chi fosse. Ma non è tutto. Glielo dici tu, glielo dico io, dell'amichetta che tieni nascosta in camera. E questo cosa c'entra adesso? 그런데 Hai perso la testa. 되려 역풍을 맞아버리는 다비드. Allora che fai? Adesso andiamo tutti a controllare il detenuto. Poi capiremo come risolvere questo casino. 게다가 Forza. 다시 517번이 있는 곳으로 돌아왔을 땐 비올라. 어떻게 된 일인지 비올라가 그자의 곁에 있었습니다. Che ci fai qui? Fermo. Perché le hai fatto del male? Io non gli ho fatto niente. Vai a chiamare la Levi. 그렇게 리날디가 자리를 비우게 되고 오해는 점점 사실로 굳어가는 듯 보였는데 Tutto bene? 그때 뭔가 할 말이 있어 보이는 517번 귀를 가까이 대자
채 걸려버립니다. A muoverti, David, non ci pensare nemmeno. Ammanettati. David! Io. Lì. Ok. Adesso lasciala andare. Ammanettati. Lasciala andare, per favore. Tre. Ok, ok. Due. Ok. Ecco, 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 ecco. Bravo. Adesso vattene. 하지만 517번은 곧장 도망치지 않고 비올라에게 손을 대기 시작했는데. Non toccarla, bastardo. 믿기 힘든 장면은 Lasciala. 그때부터 펼쳐졌죠. 바로 517번의 손길을 거부하지 않는 비올라의 모습이었습니다. Viola. 이렇게. 그리고 이내 태도를 바꿔 그녀의 목을 조르기 시작하는 517번. Lasciala! Non la toccare, bastardo! T'ammazzo! 격렬한 몸싸움 끝에 그를 제압했지만 다비드는 1급 살인죄로 미안하다. 자신이 상담했던 죄수들처럼 Non sono Viola, signor Damiani. 수감자 신세가 돼버리고 맙니다. Signor Damiani. David. Ha capito dove si trova? In prigione. E sa anche perché? Ho ucciso il 517. Carlo. Conforti. 하지만 다른 죄수들과 달리 그의 정신은 또렷해 보였죠. Io vi ho dato un fare in culo. 물론 그건 No, David, non è andata così. 그의 착각이었지만 Ma non si preoccupi, è normale. 곧이어 레비 박사는 다비드의 시계를 처음으로 돌려 Vuole parlarmi di lei? 그에게 있던 사건들을 복기하기 시작했습니다. Ricorda come vi siete conosciuti. 비올라는 사실 아들의 정신 감정을 의뢰하기 위해 찾아온 다비드의 고객. Perfetto. Posso chiamarti Leo? 그녀의 남편은 자신의 내연녀를 살해한 죄로 히프노스에 갇혀있고 동시에 다비드와 같은 신경학자였던 517번 카를로 콤포르티였죠. Perché andò a controllare? Nutriva già un interesse per Viola Conforti. 다비드가 그녀의 남편을 뒷조사해볼 만큼 열정적이었던 이유는 비올라를 처음 본 순간부터 사랑에 홀라당 빠졌기 때문이었습니다. 안녕하세요. Volevo fare i complimenti. Siete stati bravissimi, davvero. Grazie. Senta. 갑자기 훅 들어온. Se vuole, glielo offro io un bicchiere. 그녀의 플러팅. Abito qui vicino. 그리고 둘의 관계는 급속도로 가까워지기 시작했죠. Signor Damiani. 하지만 둘의 관계가 마냥 핑크빛만은 아니었습니다. Viola aveva incontrato una persona. 다비드는 비올라가 아직 남편에 대한 미련을 버리지 못하고 있다는 걸 느낄 수가 있었던 것. Ma questo chi sarebbe poi, scusa? Non ha voluto dirmelo, ma sicuramente conosce bene mio marito. Ah, lo chiami così adesso? Ho sbagliato a dirtelo, va bene? Lasciamo perdere. Si può sapere cosa stai cercando? Il mio elastico. Ma non ti puoi fermare un attimo? Ti siedi qua e parliamo con calma. Per favore. 그도 그럴 것이 비올라가 최근 남편의 무죄를 주장하는 한 남자와 접촉했었다는 걸 알게 되었기 때문이었죠. All'inizio io non potevo credere che Carlo avesse fatto quelle cose. Poi durante il processo si è chiuso sempre di più. E con tutte quelle prove che venivano fuori io mi sono detta che dovevo guardare i fatti. E i fatti dicevano che era colpevole.
Sì, ma quest'uomo dice che tutte le prove sono state costruite a tavolino. E conosceva benissimo il caso e conosce bene anche Carlo. L'ho capito da come me ne ha parlato. Ma non sai nemmeno chi è. E io cosa dovrei fare allora? Svegliarlo e lasciarlo scappare? No. No. Prova. 게다가 비올라는 다비드에게 Tu hai accesso a tutta la documentazione. E sei l'unico che può parlare direttamente con lui. 남편의 무죄를 입증하는 자료들을 조사해 주길 바랐습니다. Forse si può ancora fare qualcosa. 너 아미 앵코라. 하지만 애석하기도 다비드는 그녀를 도울 생각이 없었죠. 아니, 그녀를 완전히 소유하고 싶은 생각뿐이었습니다. 그렇게 그는 비올라의 남편인 카를로를 살해하기로 마음먹게 된 것이었죠. Qualche giorno dopo andò a staccare l'ossigeno a Conforti. Se lo ricorda adesso. Per prima cosa cancellò i suoi dati. In maniera tale che la capsula risultasse vuota. Altrimenti la manomissione avrebbe fatto scattare l'allarme. Poi andò a staccargli l'ossigeno. Conforti sarebbe morto in silenzio, all'insaputa di tutti. Il suo cadavere sarebbe stato ritrovato mesi dopo. E finalmente Viola avrebbe smesso di pensare a lui. 하지만 계획에는 없던 일이 발생하고 말았습니다. 그의 의도와는 달리 다른 사람도 함께 죽어버린 것. Anna Greco. Io volevo togliere l'ossigeno solo a Conforti, ma c'è andata di mezzo anche la capsula collegata. Io non volevo, non. So che è molto doloroso ripercorrere tutto questo, ma è la procedura. Mi dispiace. Mi rimetto a dormire. 비로소 모든 죄를 기억하게 된 다비드. Sono stanco. 밀려오는 죄책감도 잠시. Stavolta temo di non poterla accontentare. 뜻밖의 희소식이 그를 기다리고 있었는데. Questo è un risveglio definitivo, signor Damiani. 그는 형이 10년 더 남았음에도 자신의 죄를 차분히 복귀하고 인정한 점, 사회적 유해성 수준이 낮은 점을 이유로 가석방 된 것이었죠. 단, 재통합 프로그램에 성실히 참여해 다시 사회의 일원이 되도록 노력한 것이 조건이었습니다. Quanto ho dormito? 10 anni. Lei ha appena compiuto 55 anni. 하지만 출소 후에도 여전히 비올라를 잊지 못해 괴로워하고 있었죠. 그렇게 많은 시간들이 흐르고 다비드는 호텔에서 근무하며 지난날의 자신의 잘못들을 서서히 지워나가고 있었습니다. 그런데 언제부턴가 그의 주변에서 꿈인지 현실인지 모를 이상한 현상들이 나타나고 있었죠. 왜이과 이러한 현상은 초수면 출소자들의 상담 프로그램 중에서도 이어지게 됐는데 Io non riesco più a dormire. Sento una grande confusione in testa. Ma non voglio più prendere tutte quelle pillole. 하지만 이보다 몇 배는 더 그를 심란하게 만든 사건이 있었으니
익숙한 음악 소리에 홀린 듯 들어간 곳에서 건반을 두드리고 있는 비올라를 발견했던 것이었죠. 하지만 당연하게도 비올라는 그를 반가워하지 않았습니다. La tua idea di quello che ho dovuto ingoiare in questi 10 anni. Con i giornali che mi davano della puttana. Quella che si faceva l'assassino di suo marito. Io non so come ho potuto fare una cosa del genere. Non farti vedere mai più. Capito?그러던 어느 날 누군가 자신의 거처에 놓고 간 의문의 사진 한 장을 발견하게 된 다비드. 곧바로 다비드는 사진과 일치하는 장소에 찾아가 보는데 그곳엔 왠지 낯설지 않은 건물이 눈에 띄게 됩니다. 그곳은 바로 자신이 실수로 죽였던 안나의 집이었던 것. Signor Greco. Ci conosciamo? No. Io sono ero un collega di sua moglie. 그녀의 남편은 아내가 정부 기관의 음모로 인해 억울한 누명을 쓰고 초수면 조치를 받았다 주장하고 있었습니다. E a tenere le fila di tutto è quel verme di Costa. Costa, il ministro. Il presidente del consiglio. 안나가 정부 기관에 찍혔던 이유는 다비드가 알고 있었던 그녀의 제목과는 달리 lei stava lavorando sul sistema carcerario quando l'hanno messa in ipersonno. 히프노스 시스템을 뒷조사했다는 이유였었죠. Stava indagando su hypnos. 안나의 남편은 곧장 자신이 갖고 있는 안나의 수집품들을 보여주기 시작했는데 그리고 그녀의 메모에서 발견된 익숙한 이름 하나. 콤포르티. 그건 안나가 카를로 콤포르티와 생전 밀접한 관련이 있었다는 걸 의미하는 메모였죠. 다비드는 곧장 이 사실을 알리기 위해 다시 비올라를 찾아가게 됩니다. Che c'è? Ti ricordi di Anna Greco? In teoria è morta solo perché la sua capsula era collegata a quella di tuo marito, giusto? Una vittima accidentale. In realtà si conoscevano fra loro. Anna Greco era una giornalista e stava facendo un'inchiesta sull'ipersonno. Guarda, qui. Ha scritto che doveva analizzare alcuni casi clinici con tuo marito. Stavano collaborando. Non può essere una coincidenza. Ho controllato tutti i nomi della lista. Hanno scontato tutti un appennini per sonno. Tutti ex detenuti. Sì, Carlo ne aveva in cura diversi. Soffrivano di depressione, allucinazioni. La Greca e tuo marito avevano scoperto qualcosa su di per sonno. Ho trovato una cosa. È un vecchio reportage della Greco. Viaggio nel primo penitenziario Hypnos d'Italia. Sì, non dice molto, però guarda questa foto. 그리고 안나의 기사에서 발견된 코스타 총리 옆 익숙한 얼굴의 한 남자. Elia Treves. 그 남자는 바로 è l'uomo che mi ha avvicinata 10 anni fa per dirmi che mio marito era innocente. Ne sono sicura.
과거 비올라가 말했던 카를로의 무죄를 흘려주었던 그 남자. 그 자를 만난다면 사건의 진상을 파악할 수 있을 거라 생각했죠. Signor Treves, ci ho messo un po', ma l'ho ritrovata. Torni a casa. Se dimentichi di me. Fermo! David, che fai? Fermo. Dopo la condanna di Conforti, tu hai avvicinato Viola. È così? Mi disse che conosceva molto bene mio marito, si ricorda? E che non dovevo credere alla sua colpevolezza. Com'è che uno del ministero si espone in un modo del genere? Sto parlando con te. Ho sempre pensato che Hypnos fosse una grande porcata. E siccome sapevo degli studi sull'ipersonno di suo marito, gli ho passato alcuni fascicoli riservati del ministero. Non potevo immaginare che sarebbe finita così. Quindi Conforti era innocente. Anche la Greco lo era. Sono innocente anch'io. Non se lo ricorda, vero? Damiani. David! Scendi. Anche tu, scendi. David. 결국 원하는 대답을 듣기 전에 그에게 총을 빼앗겨버린 다비드. Senza proiettili. Lo vede? Lei non è un assassino. Udo 터지긴 했지만 소득이 아예 없던 건 아니었습니다. 자신이 무죄라는 사실을 알아냈으면 물론 비올라의 따스한 손길을 다시 느낄 수가 있었죠. 그날 밤 둘은 불같이 사랑했던 그 시절처럼 뜨거운 키스를 나누게 됩니다. 자. 아, 도마니. 아, 도마니, 씨. 그렇게 비올라와의 꿈만 같은 재회 후 집으로 돌아가고 있던 다비드. 그때 또다시 나타나는 머리에 총구를 겨누는 남자의 환각 증세. 무언가 전하려는 메시지는 분명한 것 같긴 한데 머리에 상처를 말하는 건 아닌 것 같고. 혹시나 하는 마음에 모자를 주섬거리던 그는 모자의 가장자리에서 무언가 이물감을 느끼게 됩니다. 그건 바로 의문의 USB. 곧장 그 USB를 태블릿에 연결해보는데 그 안엔 자신이 찍어놓은 듯한 영상이 녹화되어 있었죠. Questo è un risveglio non autorizzato. Sto interrogando il detenuto 517 Carlo Conforti, accusato di aver ucciso la sua assistente Miriam Zorri. 그리고 밝혀지는 Hypnos의 추악한 진실. Io non la volevo uccidere.
Lei voleva dire tutto a mia moglie, allora io... Signor Conforti, per favore, si concentri su quello che mi stava dicendo prima. Si ricorda? Stava parlando di ipnos. Del fatto che durante i risvegli la frequenza delle onde cerebrali dei detenuti viene rallentata. Certo. Peccato che questo significhi anche abbassargli ogni difesa. Spalancare le porte del loro subconscio. E proprio in quel momento voi non fate altro che ricordargli la dinamica del delitto. Sta dicendo che ai detenuti vengono indotti falsi ricordi. Senza una vita reale che gli faccia da contrappeso, i risvegliati proiettano tutto ciò che gli dite nei loro sogni. Sogni infiniti, che durano anni. E a lungo andare la loro memoria non sono stato io, vero? Non l'ho uccisa io, la mia assistente. Temo di essere stato io a farglielo credere. Mi dispiace, ma adesso devo riaddormentarlo. Perché lo sta facendo? Non le dica nulla se non vuole metterla in pericolo. 모든 사실을 알게 된 순간 들려오는 익숙한 비명. 음베르토. 바로 눈앞에서 비올라가 납치되고 있었던 것. 그 차량은 비올라를 태운 채 어디론가 향하고 있었고, 그렇게 도착한 곳은 어느 연회장. 그리고 그곳에서 아주 익숙한 얼굴을 발견할 수 있었습니다. 리날디. 안케 레이 쿠이 도토레. 다비드. 케 에레간사 리날디. 네이 파타 디 스트라나, 에? 레이 도베? 레이 키? 비올라. 도베 라베테 포르타타? 퀘라 비올라? 에 사라노 10 안니 케 논 라 베도. l'avete portata. Volete mettere a dormire anche lei? David. 그때 이 연회장이 코스타 총리를 위한 자리였다는 사실을 알게 된 다비드. 코스타. 그 말은 곧 이 쥐새끼 같은 자식은 처음부터 lavori per Costa. 자신을 함정에 빠뜨리기 위해 접근했다는 얘기. Sei stato tu. Hai staccato tu l'ossigeno a Conforti alla Greco. 마 sei stato tu che li hai condannati a morte. Avevi cominciato a riaprire vecchi file, a interrogare detenuti a modo tuo. In qualche modo dovevano fermarti. E tu ti sei prestato alla causa. Io conto veramente molto poco, David. C'è un'organizzazione dietro che neanche ti immagini. Ti conviene sparire subito. La parola a Mattia. Via. Troppo buoni, grazie. Questa per me è una serata speciale. Molto, molto speciale, presidente! Fermi, fermi, fermi tutti, fermi! Calmi, calmi, fermi. Niente panico, state calmi. Fermi, tu, giù la pistola, via, via!
di una pistola! Calma, calma. Cosa posso fare per lei? Voglio Viola. Viola? Viola Conforti! Lo so che l'avete portata qui! Subito. Fermo! Fermo, fermo! Non perda la testa. Stia calmo. È stato lei a chiedermi di trovare la Conforti, no? Sì, ma non fate scherzi! Stia tranquillo. Può fidarsi di me. Fidarmi? Mi avete fatto credere di essere un assassino, quando invece sono innocente! Signor Damiani, io non conosco il suo caso nel merito. Se è stato condannato ingiustamente, me ne dispiace. Ma io mi occupo di sicurezza, non di giustizia. La mia missione è fare in modo che ogni singola strada di questo paese sia sicura. E chi non la pensa come lei lo fa mettere in galera, vero? Ma come la penso io o come la pensa lei, signor Damiani, non conta nulla. Contano i dati. Lei sa di quanto è diminuita la recidiva di criminalità da quando c'è Hypnos? Prima chi usciva dal carcere tornava a delinquere nell'80% dei casi. Adesso quella percentuale è crollata al 4%. 코스타 총리는 다비드의 상황이 어떻든 일도 관심 없었죠. E lo sa perché? Perché chi esce da lì per sonno non sa neanche più chi è. E lei pensa che prima i detenuti se la passassero meglio? Ammassati in carceri sovraffollate, invivibili, con violenze continue. Io le ho dato una casa, un lavoro. Io le ho regalato una seconda vita. Una seconda vita? 총리는 위기도 기회로 만드는 천상 정치인이었습니다. Hypnos è un sistema che funziona. È pulito? È efficace, è economico. Ma se lei vuole farlo passare per un sistema criminale, allora io rivendico con orgoglio di esserne a capo. Credo 다행이었던 건 Viola! 비올라를 돌려받을 수 있었다는 것. Viola, stai bene? Ti hanno fatto del male. Ecco, vede? Siamo ancora in tempo per risolvere la questione da gentiluomini. Metta via quella pistola, dimentichi tutto e se ne torni a casa con la sua compagna. Noi faremo finta che tutto questo non sia mai accaduto. Viola, stai bene? Stai bene? Se ne vada tranquillo, signor Damiani, e si goda la sua nuova vita. 당장이라도 저 자식의 주댕이에 총알을 박아주고 싶었지만 그보다 다비드는 이 지옥 같은 굴레를 벗어나고 싶은 마음이 더 컸습니다. 다비드, lascia perdere. Andiamo a casa, ok? Bravo. Sta facendo la scelta giusta. 그렇게 모든 일들이 마무리되는 듯 보였죠. 그런데 다비드. È meglio così. Lo sai anche tu. 스스로 목숨을 끊는 아내의 모습과 함께 Signor Damiani. 거짓말처럼 이곳에 있던 사람들이 모두 사라지고 말았습니다. 지금껏 벌어졌던 일들은 모두 꿈이었죠. Sono la dottoressa Levi, ricorda? Lei si sta svegliando da un lungo sonno. 다비드는 아직도 초수면 조치에서 석방되지 못한 상태였던 것. Sa dove si trova? Perché sono qui? Io non ero qui. È stata lei a farmi uscire. Lei non ha mai messo piede fuori di qui. Si sta confondendo con quello che ha appena sognato. Ma è del tutto normale. Quello di venire scarcerati è il sogno più ricorrente tra i detenuti. 하지만 다비드는 확신할 수 있었죠. 생생했던 그것은
단순한 꿈이 아니었다는 것을. Sono 4 anni che lavoro qui. Sono innocente. E ogni volta che la risveglio, lei mi ripete sempre la stessa cosa. No. Le ho raccolte quando ho capito che avevate incastrato Conforti. Conforti le l'ha ucciso? No. Se lo ricorda? Non l'ho ucciso. Ho registrato tutto. E ho nascosto il video qui nel... Dov'è il mio berretto? Dov'è il mio berretto? Dov'è il mio berretto? 여전히 현실을 부정하는 다비드에게 레비 박사는 Mi guardi. 충격적인 무언가를 보여주려 하는데 Mi ascolti. Ora io le mostrerò qualcosa. Ma si prepari. È passato tanto tempo. Tanto tempo da cosa? Lei ha dovuto scontare una lunga condanna. Quanto lunga? Ha scontato 35 anni di persona. 오늘은 그가 초수면 조치를 받은 지 무려 35년째가 되던 날이었습니다. 어지 아 80 anni. 그렇죠. Ma tra un anno lei avrà finito di scontare la sua pena e sarà di nuovo un uomo libero. Adesso ricorda il suo reato. 그리고 그는 늘 그러했듯이 자신의 죄를 복기하기 시작했죠. Omicidio. Avevo una moglie, sa, tanto tempo fa. Ma non sono stato capace di proteggerla. Almeno con Viola dovevo riuscirci. Ho fatto quello che era necessario. Hanpyeon, 다비드의 정신 감정을 마치고 그의 데이터를 살펴보는 레비 박사. 그런데 다비드가 수감되기 전 남긴 사진들에서 무언가 이상한 점을 포착하게 됩니다. 그건 정확히 머리를 겨누고 있는 다비드의 사진. 그리고 그가 체포될 당시 모자를 썼다는 사실을 발견하게 되었죠. 설마하는 마음에 레비 박사는 물품 보관소에 있던 다비드의 모자를 조사해보려 하는데 정말 그의 증언대로 USB가 숨겨져 있었습니다.
messo una vita. 그렇게 다비드의 종료 직전 역전골을 보여주며 영화는 막을 내리게 됩니다. Però adesso sono qui. 이탈리아산 SF 스릴러 하이퍼 슬립은 범죄자를 전통적인 감옥이 아닌 수년간 지속되는 수면 상태로 만들어 처벌한다는 유럽 특유의 다소 변태적인 주제를 다루고 있는데요. 큰 틀은 공상과학 영화이지만 그 감옥에서 일하는 한 심리학자가 한 여자와 사랑에 빠지면서 동시에 살인사건에 연루된다는 클래식한 스릴러적 요소가 더해져 SF와 스릴러를 고루 즐길 수 있었던 인상적인 영화였습니다. 마이너리티 리포트와 저지 드레드처럼 이 영화 역시 미래 사회의 범죄를 통제하는 방식에 대해 이야기하고 있었는데요. 날로 과학기술이 발전하고 있는 지금 문과 테크트리를 정석으로 밟고온 제가 보더라도 아주 실현 가능성이 없어 보이진 않아서 실제 도입됐을 시 범죄자들을 통제하는 데 아주 유용한 방법이라 생각됐고요. 실제 범죄자들에게 피해자들이 받았을 고통들을 악몽으로서 느끼게 해준다면 영화에서 말하듯 범죄율이 감소되지 않을까 상상해보기도 했습니다. 다시 영화로 돌아와서 기존 헐리우드 영화들처럼 팡팡 터지는 장면들이 없음에도 상당히 잘 짜여진 각본 덕에 영화는 지루하지 않게 즐길 수 있었고요. 마지막 반전도 생각지 못하고 있다가 한방 먹은 기분이라 오랜만에 신선하게 느껴졌던 결말이기도 했습니다. 다만 클라이막스에는 그래도 크게 한 방쯤 터뜨려줬으면 어땠을까 하는 아쉬움은 분명 남았는데요. 그럼에도 불구하고 배우들의 좋은 연기와 촘촘하게 짜여진 이야기가 펼쳐지는 백보는 유럽 SF 영화도 헐리우드 못지않게 좋은 작품들이 나오고 있다는 걸 몸소 체험할 수 있었던 시간이었습니다.